Bene, allora siamo pronti, pronti, un grande applauso, lo sentiremo anche da lontano attraverso il web per il nostro ospite, il dottor Michele Riepoli. Faccio io l'applauso per voi. Ah, scusate, ero di lì che stavo ballando un attimo e Eccoci qua, grazie ciao Melissa Michele. dell'ospitalità Grazie sulla tua pagina a te di essere qui nel tuo e di studio, darmi tra l'altro. vabbè, ci siamo ospitati a vicenda Sì. e quindi appunto di darmi l'occasione, la possibilità di parlare di questa cosa. Insomma, sono un po' emozionato perché dopo 10 anni, perché 10 anni, è da vero? Mangiarsano. Esatto, 2011, Mangiare sano 2011 dall'ultimo e naturale. libro, insomma dopo 10 anni sono contento di essere riuscito a completare quest'opera. Vabbè, insomma, adesso ne parliamo. Sì, c'è anche Savio. Ciao Savio, ben arrivato. Io ogni tanto, se interrompo per salutare, perché No, mi ma anche. piace mantenere il contatto diretto, perché sta Michele, c'è chi fa le dirette e non considera il pubblico a casa. No, 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 io lo considero, anzi, se posso aggiungermi ai Sì, saluti, saluta. intanto volevo salutare gli amici del Conacres che sicuramente ci seguono, gli amici Renata Balducci e Sara Martella di Assovegan, Associazione dei Vegani Italiani e del Network Vegan Ok, ovviamente i soci e i simpatizzanti di Ottavo Senso, che tu hai già Sì, nominato, e insomma cui tutti sei gli amici di cui presidente. sono presidente in carica e tutti gli amici, insomma, e i sostenitori di sempre. Grazie. Guarda, vedo dagli amici che scrivono, perché tanti li conosciamo, tanti no, ma c'è tutta Italia praticamente, ma anche di Sì. più, perché c'è qualcuno che so che è in Svizzera e altrove in giro per il mondo, per cui Vabbè, in un mondo veramente. globale, insomma, è normale, anche perché la rivoluzione parte dall'Italia questa volta, ma. Già, ed è partita tanti anni fa sicuramente. Adesso andiamo, c'è anche Barbara, ciao Barbara, andiamo a capire un po' meglio come nasce questa rivoluzione integrale e il perché di questo nuovo libro. E una piccola introduzione per chi non conoscesse il dottor Michele Riefoli, ti chiamo Michele, va bene? Certo, ti Siamo prego. tutti tra amici e compagni di rivoluzione. Michele è biologo nutrizionista, kinesiologo e ha ideato quanti anni fa il sistema Veganic? Beh, insomma, ormai sono più di 30 anni. Insomma, non è proprio l'ultimo ragazzino arrivato, con tutto rispetto per i ragazzini, però sappiamo che ci sono tante persone che si improvvisano oggigiorno. Michele fa sul serio con uno spirito sempre comunque leggero e sorridente, vero? Ma insomma, cerchiamo di mantenerci e anche di essere dei testimoni di quello che poi andiamo a raccontare, no? Perché a volte ci vuole un po' di coerenza, no? Tra quello che diciamo e quello che facciamo. Questa è una cosa importante perché la coerenza fa sì che il messaggio, che si vuole veicolare sia più forte, più penetrante, più efficace. Assolutamente, perché vediamo tante persone che predicano bene, come si suol dire, razzolano male, magari dicono Però tante non belle possiamo giudicare cose. nessuno No, perché certo. per il fatto che esistono tanti meccanismi consci, inconsci, interni ed esterni che ci condizionano, per cui non è sempre semplice riuscire a essere coerenti. E d'altra parte nessuno è perfetto, Certo. neanche io ovviamente, quindi dobbiamo sempre ricordarci che possiamo migliorare tutti senza puntare il dito a nessuno, insomma. Certo. Bene, allora come dicevo prima, circa 30 anni fa, poco più, poco Non ha meno, non ha importanza. importanza, Michele ha ideato il sistema Veganic, con cui ha aiutato e sta aiutando migliaia di persone a vivere una vita più sana, più naturale e più consapevole, nel riequilibrio del corpo, della mente e dello spirito e nella riscoperta anche del proprio potenziale umano per riuscire poi a d'avere una vita di successo. Poi ti farò una domanda anche sul successo più tardi. Me la segno perché è fuori dalla lista di domande che avevo, però è un tema che so che interessa molto anche agli amici a casa, che cos'è il successo.
Michele è presidente dell'associazione Ottavo Senso, come abbiamo detto, ed è membro anche del direttivo del CONACREIS, che abbiamo già salutato. È membro anche del comitato scientifico di Assovegan e tiene conferenze, seminari, workshop di detox, è direttore e ideatore del Master Veganic, di alta formazione per medici, biologi, nutrizionisti e divulgatori del sistema Veganic e del corso, videocorso Mangia Sano e Naturale, che fa parte anche della Veganic Academy, che racchiude Un po' un po' tutto, sì. tutto il percorso. Tiene percorsi di detox e adesso scopriamo come è nata questa rivoluzione integrale che uscirà il 16 marzo, quindi tra 10 giorni esatti, per Mondadori. Salutiamo anche gli amici della Mondadori. Assolutamente sì. Questa rivoluzione integrale nasce perché ci siamo resi conto in tutti questi anni che quello che stavamo facendo stava cambiando il nostro modo di pensare, stava cambiando il nostro modo di agire. Ci tengo a precisare che qualunque libro che viene scritto, quindi anche Rivoluzione Integrale, il libro l'ho scritto io chiaramente, ma le cose, i contenuti, i concetti che sono espressi, possiamo dire che sono un po' il frutto di un'opera collettiva, no? Quindi la conoscenza che avanza nei diversi campi, è impensabile che sia una persona sola a realizzarla. Una persona può dare un contributo, può aiutare a guardare da un punto di vista nuovo e quindi favorire la ricerca stessa, nuove scoperte e quant'altro. Quindi diciamo che la rivoluzione integrale è anche a indicare che se vogliamo veramente cambiare qualche cosa dobbiamo essere rivoluzionari con noi stessi, innanzitutto, ripeto, senza giudizio, senza puntare il dito contro nessuno, però se delle condizioni in cui viviamo non sono soddisfacenti per noi, per gli altri, per l'ambiente, per il pianeta, dobbiamo cambiare qualcosa. Quindi il cambiamento è sicuramente una parola chiave. Il problema è in che direzione lo facciamo questo cambiamento? Quali strumenti, quali metodi, quale risorse abbiamo che possiamo mettere in campo per realizzarlo questo cambiamento? Ecco, allora la rivoluzione integrale ci dice che per ottenere il massimo dei benefici possiamo lavorare su diversi fronti. I diversi fronti si possono riassumere in quelle cose che riguardano lo stile di vita di una persona, ma anche le scelte di vita, in che settore? Nel campo dell'alimentazione, sicuramente, alimentazione naturale, nel campo del movimento, dell'esercizio fisico. E un'altra cosa fondamentale da fare è quella di occuparsi della gestione dello stress cronico, soprattutto in questa fase storica, ancor più. Ma diciamo nell'ultimo secolo è emersa questa, diciamo, in maniera prepotente l'esigenza di doversi occupare della gestione dello stress cronico, perché sappiamo che lo stress produce tutta una serie di molecole e di conseguenza stati d'animo, pensieri e va a minare le basi della salute, così come l'alimentazione scorretta o la mancanza di esercizio fisico. Poi ci sono tante altre cose che nella rivoluzione integrale, cioè nel libro, vengono prese in considerazione, che vanno appunto dall'esigenza di disintossicarsi periodicamente e quali sono i metodi e i sistemi migliori per farlo. Dall'utilizzo di un modello di igiene personale naturale che non, diciamo, che non si appoggi totalmente alla chimica, ma che riscopra quegli strumenti, quei metodi naturali che venivano usati anche dai nostri, diciamo, Dai antenati, nonni, sì, dai nonni, ma ancora prima. ancora prima. Poi se andiamo, risaliamo fino alle medicine tradizionali, alla scuola salernitana, se vogliamo stare in Italia, se no Sì. andiamo
all'Ayurveda, alla medicina tradizionale cinese, cioè ci sono dei metodi, delle tecniche che però vengono attualizzate oggi con le conoscenze di oggi, vengono valorizzate e attualizzate con le conoscenze scientifiche attuali di oggi. Quindi l'approccio è sempre un approccio evoluzionario, oltre che rivoluzionario. Nel senso che cerchiamo di non creare dei dogmi, delle cose fisse, statiche, ma che si possono evolvere nel tempo in base agli sviluppi della conoscenza scientifica, con un approccio però educativo, perché io mi sono reso conto negli anni, in tutti questi anni, ormai appunto più di 30, che l'informazione, cioè sapere che una cosa fa bene, una cosa fa male, cosa c'è da fare, cosa sarebbe meglio evitare, non è sufficiente. Non è sufficiente perché lo dimostrano le statistiche. Oggi, più di 20 o 30 anni fa, si conoscono per esempio le conseguenze degli effetti delle sostanze stupefacenti, no? Delle droghe. Ma mai come oggi il consumo di droga ha raggiunto livelli così elevati rispetto a 20 o 30 anni fa. Cioè, Anche tra i ragazzi molto molto giovani, tra sempre più l'altro, giovani. anche tra i ragazzi più giovani. Ma questo potrebbe valere per il discorso diciamo, del fumo, per esempio, no? Oggi addirittura ci sono le scritte, le immagini sui pacchetti, ma tanto non è sufficiente, anzi, spesso e volentieri questa modalità di far finta di combattere un fenomeno in qualche modo non fa altro che incrementarlo. Quello che bisogna invece fare è avere un approccio di tipo educativo, cioè andare a capire, a scoprire quali sono i meccanismi e gli schemi mentali più o meno consci che una persona diciamo, porta in sé, al fine di poterli quindi far diventare consapevoli e quindi interrompere in maniera efficace. Allora lì c'è proprio un cambio di mentalità, un cambio di energia all'interno della persona che fa una scelta diversa. È solo così che ci sarà un cambiamento reale e duraturo, altrimenti è una lotta di dati, di informazioni, di statistiche. È uscita questa cosa, adesso si è scoperto che la cioccolata aiuta, che ne so, Fai il bagno nella fai bene la cioccolata e vivrai cioccolata, e dici cent'anni. certo. Poi c'è da dire che noi. Se non ti viene il reflusso, perché Poi c'è da dire che tutti noi amiamo le buone notizie sulle nostre cattive abitudini, no? Cioè, se abbiamo una cattiva abitudine, viene fuori una buona notizia di qualche studio scientifico, magari pagato da qualche industria del settore appunto che produce quella roba che tu lì. lo puoi immaginare, io lo immagino, gli amici a casa Però magari lo immagino, ma la maggior parte delle persone la maggior parte delle non lo persone immagina. dice: ah, vedi che facevo bene. Ecco, quindi diciamo che qui si tratta. Tra l'altro, quindi rivoluzione integrale che cosa è? È semplicemente il titolo di un libro che costa 525 Costa euro. 552 euro e ha 22 No, pagine. No, ho è letto il il contrario. contrario, ragazzi. Ecco. Scherzavo ieri preparando l'intervista. Costa 22 euro e ha 552 Diciamo pagine. Vi che basta per tutto l'anno. in queste 502 pagine, diciamo, ci sono 24 capitoli. Perché scusa se ti interrompo, Sì. ci hai messo 10 anni a scrivere un altro libro, però mica scrive libri da 50-100 pagine, Ecco, insomma. vabbè. Vorrei dire che non ci ho messo 10 anni a scriverlo, però ho aspettato 10 anni per scriverlo in un No, anno. Comunque, infatti. No, anche perché Mangiasane Naturale avrà sì. vita per sempre, comunque. Vi dico un altro dietro le quinte, così sorridiamo un po'. Volevo stamparmi, non c'è ancora il libro fisicamente, arriverà settimana prossima, Sì, forse a arriverà. te in preview, e poi nei negozi dal 16 di marzo. Volevo stampare il sommario che Michele mi ha dato, erano 16 pagine, ho detto, Sì. cosa facciamo? Vabbè, Oh, ma la stampiamo Mondadori. solo i titoli, Oh, ma gli amici della dei Mondadori non hanno capitoli. stampato il sommario, hanno Ah, soltanto preso il titolo dei ok. capitoli, se no, altro Però che. per dirvi che già il sommario, già dal sommario si capiscono tante cose. Beh, sì, certo, quando avranno la possibilità di leggerlo, Sì. sì, assolutamente sì. Ecco, quindi diciamo che ci sono, ecco, diverse
diverse tematiche che abbiamo affrontato e ci sono molti consigli pratici, esercizi, esercizi fisici, esercizi mentali, esercizi spirituali, perché noi siamo una complessità, siamo un'unità psicofisico-sensoriale, ecco il significato di integrale. No? La rivoluzione integrale non è semplicemente i cereali integrali, per intenderci, ma la rivoluzione integrale significa una consapevolezza integrata di tutti i meccanismi fisici e mentali che agiscono, interagiscono tra di loro e determinano il nostro stato di benessere. Quindi noi possiamo ottenere un benessere duraturo nel momento in cui riusciamo a crearci uno stile di vita ricco di questi elementi. Ecco, questa è un po' la proposta. Hai già risposto già a tre domande che ti avrei fatto, benissimo. Vabbè, tanto il tempo passa. Sì, va benissimo. Ascolta, nel secondo capitolo dici questa frase: rendiamo grazie al sole e ai vegetali, che fa molto San Francesco. Sì. Perché? Puoi spiegare meglio agli amici a casa questo concetto? Beh, che troveranno nel libro. Certamente. Beh, intanto bisogna ricordarsi che in questo universo le due forme di energia primordiali da cui tutto discende, compresa la materia che vediamo e tocchiamo con, diciamo, con i sensi, sono la luce e il suono. Entrambi hanno un fattore comune, la vibrazione, e la vibrazione è il movimento che è energia e che è vita. Lasciando da parte un attimo il suono, però, e concentrandoci un momento sulla luce, possiamo dire che sul pianeta Terra gli unici esseri viventi in grado di trasformare la luce in energia sono le piante, quindi i vegetali. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, per questo dobbiamo avere un grande rispetto per gli ecosistemi, quindi tutto il discorso, no, della deforestazione va un attimino considerato molto attentamente. I vegetali sono delle macchine biologiche spettacolari, sono in grado con la luce, grazie a un meccanismo che tutti conoscono, almeno per sentito dire, che ha fotosintesi clorofilliana, la luce più l'acqua H2O più l'anidride carbonica che c'è nell'aria CO2 si mettono insieme e creano glucosio. Il glucosio è cibo, è zucchero, e dal glucosio possono nascere i grassi e le proteine. Tutto ciò che è cibo noi lo dobbiamo grazie alla luce del sole e ai vegetali che sono in grado di trasformarla in cibo. Ecco perché ho fatto questo paragrafo, perché facciamo in questo libro, parliamo di cose concrete, ma le colleghiamo anche a dei principi e dei concetti un po' più di ampio respiro, sì, per farci capire l'importanza anche di fare scelte in funzione di un'ecologia vera, di un'economia sostenibile, eccetera. Sì, perché mi collego al tema dell'ecologia, si parla tantissimo di ecologia da molti anni, anche con delle figure di spicco, tra cui Greta Thunberg, certo, e molte altre, però poi non si parla così tanto di fare una scelta di alimentazione consapevole. Perché? Al di là del vegano, del scegliere vegetale, però si parla di ecologia, salviamo il mare dalla plastica, allora vai tutte le scuole, i bambini che salvano il mare dalla plastica, facciamo il riciclaggio che poi non si sa neanche com'è perché in un comune è diverso dall'altro, da zona a zona della città. Vabbè, fermiamo la polemica. No, ma è molto migliorata. Come mai secondo te? No, ma è molto migliorata. Dipende dal livello di consapevolezza, proprio dal livello di coscienza che cresce man mano che se ne parla, man mano che la divulgazione in questo campo procede. Io ricordo tanti anni fa, 20 anni fa, chiedendo ai volontari del WWF, di Greenpeace, ma perché voi non considerate l'alimentazione come uno dei pilastri fondamentali
su cui intervenire per la tutela dell'ambiente e della salute, mi rispondevano: no, ma cosa c'entra? L'alimentazione è una scelta personale, è un fatto personale. Ma dopo 20 anni le stesse organizzazioni invece dicono esattamente quello che dicevamo noi 20 anni prima. Quindi è chiaro che si sta diffondendo, si sta divulgando questa conoscenza. Oggi tutti sanno che gli allevamenti intensivi sono responsabili del 18% della produzione di gas a effetto serra, a fronte di un solo, tra virgolette, 13% di produzione dovuta ai mezzi di trasporto, no? Quindi alle macchine, alle moto, alle navi, agli aerei, ai treni. Quindi diciamo che oggi queste cose si sanno, ci sono molte trasmissioni, anche televisive, i media stanno facendo cassa di risonanza, non è solo perché molte persone, pur sapendo, avendo le informazioni, torno al discorso di prima, sì, hanno delle resistenze al cambiamento, no? Certo. Allora, noi quando ci rendiamo conto di qualcosa e sappiamo, abbiamo un'informazione che per noi è lampante, no? Cioè, automaticamente facciamo una scelta conseguente. Ecco, ci sono persone già pronte che solo a essere informate fanno click e cambiano. Altre che invece, nonostante siano informate, hanno bisogno di essere prese per mano, accompagnate, rassicurate, guidate e possibilmente che gli venga offerta un'alternativa, no? Sì. Un po' come il discorso, ma se io non posso più, cioè voi dite che mangiare la carne non fa così bene, eccetera, ma dove vado a prendere le proteine, come mangio, no? Sì, quali sono le alternative? Magari dicono: se non ce la faccio, ma si può veramente vivere allora senza qua, carne? Siamo qua. Quindi. Allora, nel libro c'è un capitolo, 8 miti da sfatare. Sono impietoso. Cioè, giusto, perché la rivoluzione non si fa pettinando le bambole, no, le abbiamo già pettinate. Lì sono, come dire, impietoso da che punto di vista? Il fatto che smonto tutte queste, diciamo, questi miti, questi falsi miti, e c'è tutto un supporto di studi scientifici che insomma blinda il ragionamento in maniera molto difficile da controbattere. Però sono convinto che questo non sarà sufficiente, ma sarà musica per le orecchie, no, di chi è pronto a raccogliere queste informazioni e anche questa modalità, no, di smontaggio del mito, no? Cioè, il mito dice questo, vogliono farci credere che invece le cose stanno così, a supporto di questo ti dico questo e quest'altro, gli studi scientifici sono questi, cioè, e insomma mi sono divertito a fare questa operazione. E ci divertiremo a leggere. Assolutamente, sì, spero. Sì, sicuramente. Del resto il mito nasce per quello, per raccontare una storia mente dell'essere umano che non capisce determinati concetti, però poi Lo so, ma ci sono delle mezze verità e delle falsità che favoriscono la diffusione del mito. Vediamo le proteine, per esempio. Ecco, infatti c'è una domanda sulle proteine, ma allora, la domanda che viene spesso fatta a noi vegani: ma le proteine dove le prendete? Allora, intanto dobbiamo dire che c'è proprio una matassa confusa di informazioni da sbrogliare, no? Intanto bisogna chiarire che le proteine sono dappertutto, in tutti i cibi, vegetali e animali, in proporzioni differenti. Per esempio, molti non sanno che ci sono proteine nella frutta. Certo, la percentuale è un po' bassa, nel senso che diciamo l'1% di proteine, cioè l'1% di proteine, quindi su 100 grammi di frutta troviamo da 0,5 a 1 grammo di proteine. È un po' poco rispetto, non so, a 100 grammi di carne che contengono dai 17 ai 20, 21, 22 grammi di proteine, no? Però dobbiamo considerare che uno non è che mangia solo 100 grammi di frutta, magari ne mangia 500, no? Magari mezzo chilo di frutta al giorno, a un grammo sono già 5 grammi, comunque proprio da buttare via non,
Non solo, considerando che poi la verdura ne ha da 2 a 4 grammi di proteine, quindi le verdure, l'insalata, le carote, i cetrioli, i pomodori, i broccoli, i carciofi, le zucchine, le verdure, hanno dal 2 al 4% di proteine. Ora, non è che uno si mangia solo 100 grammi di verdura al giorno, non dovrebbe. Sì, non è che mangiamo l'insalatina, come si Ecco, suol dire, noi anzi. dobbiamo capire che siamo fatti per processare principalmente cibo vegetale. Quindi, in una giornata ognuno di noi dovrebbe mangiare almeno 1 chilo di verdura al giorno. 1 chilo di verdura al giorno con 2-4%, quindi ogni 100 grammi, 2-4 grammi di proteine vuol dire dai 20 ai 40 grammi. Cioè, non sono pochi. E non abbiamo ancora parlato dei cereali integrali, non abbiamo parlato dei legumi. I cereali, 100 grammi di farro, contengono più del 60% di 100 grammi di proteine contenute in 100 grammi di carne, cioè più del 60% delle proteine contenute in 100 grammi di Negli stessi carne. grammi di carne. Quindi, non so, 100 grammi di farro integrale hanno da 12 al 15% di proteine, 12-15 grammi di Sì. proteine. 100 grammi di carne ne hanno 17, 20 grammi di proteine, quindi non è così lontano. Però erroneamente si considera che i cereali sono carboidrati, no? Sì. E qui c'è la confusione perché quando una persona che non conosce pensa ai carboidrati, solitamente si immagina pasta bianca, Sì. farina bianca, pasta, pane, pizze, Pizzette, focacce, bollicine, cracker, dolci, torte, pasticcini biscotti, e biscotti, eccetera. ok? Questi sono i carboidrati. Le proteine sono la La carne, il carne, sì. pesce, le uova, ok? È sbagliato, è Il pesce profondamente. che è carne, attenzione, perché lo Sì. so che lo sapete voi, ma magari vedrà qualcuno che non lo sa, il pesce è Il carne pesce è carne di di mare, mare. ma è proprio questa equazione proteine uguale carne che è fuorviante, è Sì. sbagliata e quindi va corretta perché le proteine sono contenute e rappresentate a sufficienza e in modo ampio nel mondo vegetale. Pensiamo che i legumi, 100 grammi di legumi, possono contenere 25 grammi di proteine, più della carne del pesce. E se pensiamo alla soia o ai lupini, arriviamo anche sopra ai 30 grammi di proteine ogni 100 grammi di prodotto. Quindi, va veramente approfondito questo discorso, cioè bisogna rendersi conto che quello che ci viene detto è basato su quello che io definisco l'archeologia della nutrizione, cioè le cose vecchie, Sì, trite, ritrite, tutto. ancora con questa storia delle proteine Sì, nobili, perché è ancora frutto con di questa una storia diseducazione che ci hanno fatto fin da bambini, come i nostri è genitori, frutto di così. conoscenze vecchie che sono superate, ma Sì. non nella testa dei cosiddetti professionisti della nutrizione che però non si sono aggiornati. È quello che fa preoccupare, non è Lo che le so, persone normali che non lo purtroppo. fanno di mestiere magari non lo sappiano. Purtroppo ci basiamo ancora sul principio di alto valore biologico delle proteine, Sì. sono basate come criterio di valutazione, punto di riferimento, le uova di gallina. Chissà perché noi dovremmo avere come riferimento no, sul pane l'aminoacidico necessario alla nostra sopravvivenza la composizione delle uova di gallina. Con tutti gli esseri viventi che ci sono sul pianeta Terra, noi ci Veramente, siamo fissati peccato. che deve essere, no, il riferimento le uova di gallina. Viene Cioè, da fare questo brutte perché. battute, non le No, faccio. scusa, Anche perché le questo. galline hanno un bellissimo cervello. Io ho avuto un'anatra a casa con me per 11 anni, quindi Tu sei intelligentissima. l'intervistatrice adesso, non devi fare polemiche. Ma siamo Allora, rivoluzionari, no? tutto nasce da uno studio del 1916, Pensa Osborne, te. dove avevano dato appunto delle proteine a dei ratti prese dalle Sì. uova e avevano visto che i ratti che erano alimentati diciamo, con queste proteine crescevano più rapidamente. Ma il Sì. fatto di crescere più rapidamente, oggi sappiamo che non è assolutamente associabile alla salute, a stare meglio. Non è che se uno cresce più rapidamente vuol dire che è più in salute. No, Un bambino che infatti. cresce troppo rapidamente non è più in salute. La natura ha i suoi tempi e dobbiamo rispettarli.
casomai possiamo favorire questi tempi, nel senso di rendere più agevole lo sviluppo, no? Di questi meccanismi e il funzionamento di questi meccanismi, ma non spingerli, pomparli, accelerarli come facciamo con gli allevamenti intensivi con gli animali, come facciamo in agricoltura con le colture intensive. Ci abbiamo sempre questo vizio di pompare, di fare più in fretta, come se la fretta, no? Fosse indice di qualità. L'unica cosa, cioè, l'unico campo in cui, diciamo, la fretta, no, può essere un indice di qualità, cioè l'unico. Ci sono dei campi in cui questo, uno per esempio è lo sport, prima arrivi al traguardo e più sei bravo, oppure magari Se devi in salvare una economia, vita, anche se è se un devi salvare medico. una vita, un'ambulanza, oppure in economia, no, se entri per primo in un Sì. settore hai un vantaggio, ma se devi far crescere una pianta o un animale non è quello il sistema. Ma questo della fretta è un grande tema perché davvero a volte anch'io mi fermo e se c'è qualcuno vicino con cui riesco un po' a interfacciarmi, mi piace parlare di questo tema. Abbiamo sempre tanta fretta, fretta di riuscire a fare la spesa, di andare subito alla cassa, scavalcare la fila, fretta di arrivare a casa, fretta di arrivare al lavoro. Ma dove stiamo andando, mi dico? Alla fine Beh, siamo sempre qua sul pianeta Terra, non è che. ma qui più che altro, diciamo, soprattutto qui al nord, A a Milano si Milano lavora, correre, correre. bisogna sempre correre. Sono sicuro che ci sono degli amici che ci stanno seguendo e che vivono in una dimensione più umana. Però la sfida è proprio questa, no? Cioè, come riuscire a gestire lo stress cronico. In un ambiente sfavorevole, no? Chiaro, che è facile stare bene quando sei in vacanza, rilassati, tranquilli, no? Sì. È più facile. E quindi se dovevamo certificare scientificamente che fare le vacanze fa bene, Sì. lo fermiamo subito. No, c'è chi si stressa anche a Il fare le problema. vacanze perché non può andare di fretta. E quello è, no, quello è l'inerzia, cioè ci sono le Sì. persone che quando vanno in vacanza i primi giorni sono stressati se non gli dai qualcosa da fare, no? Manca Lo vedo anche al l'abitudine. detox, no? Nei Sì. programmi detox, quando appunto, no, si forma il gruppo, diamo una bella struttura in mezzo alla natura, arrivano tutti, no? Che hanno mandato le ultime mail, mentre stanno caricando le valigie, sono ancora lì che chiudono le loro cose, poi arrivano dopo un po' di ore di viaggio. Allora dai, che non c'è da fare, oh, calmati, sei arrivato, Rilassati. adesso rilassa. No, ma io se non mi dai qualcosa da fare sono andato. Ecco, Figuriamo noi. quindi bisogna capire che c'è un'inerzia, a volte ci vogliono almeno 3 giorni per poter, come dire, Sì. no, far sedimentare. E tra l'altro nel capitolo appunto sulle tecniche di rilassamento e gestione dello stress spiego diciamo, no? Alcune Alcune pratiche, no, pratiche. che si possono utilizzare. Alcune pratiche vengono proprio, sono di lunga tradizione, vengono dalla ricerca interiore, dalla meditazione, dallo yoga, Sì. no? Che appunto comunque devi praticare, devi aver praticato, perché si vede la differenza quando uno scrive qualcosa che è frutto di copia e incolla di cose, Sì, di no? conoscenza di Di conoscenza anni. teorica, e quando invece una persona pratica da tanti anni e quindi c'è un vissuto che può trasmettere in maniera diversa, no? Un mio maestro diceva: diffidate delle cose scritte. E io ho scritto un libro, ho detto: scusa, Allora. allora adesso io non devo. Eh no, ma bisogna capire il senso di questo, cioè Certo. diffidare dalle cose scritte cosa vuol dire? Non è che non bisogna scrivere niente, non bisogna leggere niente di scritto, guai, allora cioè, saremmo tutti, no, fermi ancora. No, diffidare dalle cose scritte vuol dire una volta che tu hai capito Il senso. l'indicazione, l'informazione, l'istruzione, non ti devi fermare lì pensando, no, che hai Lo capito tutto, so. devi mettere in pratica. Sì. È solo dalla pratica che nasce la consapevolezza, perché altrimenti c'è semplicemente un credo. Ho letto una cosa, ci credo. Ho sentito
un luminare che ha detto quella cosa lì, io ci credo. Vabbè, credere, non c'è niente di sbagliato in credere in qualcosa. Casomai c'è qualcosa di sbagliato dal mio punto di vista nel credere ciecamente, così come peraltro nel dubitare ciecamente, quindi lo scetticismo ad oltranza. Invece un sano scetticismo è la capacità di credere, nel senso di darsi la possibilità di sperimentare e verificare le informazioni, questo per me è il giusto approccio. Infatti io dico, non è che dovete credere ciecamente a quello che vi racconto, ma sicuramente sono consapevole del fatto che molti dei lettori, dei miei lettori, almeno dei lettori dei libri precedenti, mi hanno dimostrato, mettono in pratica e mi danno dei feedback di ritorno che io gradisco tantissimo, tra l'altro, per cui nasce sempre, no, uno scambio, un confronto, questo mi piace molto. Sì, in questo libro Rivoluzione Integrale fornisci tantissimi spunti ai tuoi lettori di riflessione, di introspezione, di fare anche uno switch mentale, no? Per fare un passo avanti nel loro cammino. E io li vedo proprio, vedo queste tue parole, questi tuoi concetti come dei germogli di consapevolezza e che, come dicevi prima, hanno bisogno del loro tempo poi per germogliare, perché magari una persona esce subito il germoglio, così come nei germogli di lenticchie, nelle lenticchie esce subito il germoglietto, però se magari metti un altro legume esce dopo, per esempio i ceci germogliano un pochino dopo rispetto alle lenticchie, e così anche con i cereali. Quindi ciascuno di voi che leggerà Rivoluzione Integrale, ci sarà il suo tempo, ci sarà bisogno del proprio tempo, no? È una Per domanda. dare i frutti. No, È una domanda. è una constatazione, per dire, non Ok. preoccupatevi se poi leggendo non riuscite a mettere in pratica tutto subito, oppure avete capito una cosa ma vedete che non cambia lo stesso Certo. qualcosa nella vostra vita, perché tutto arriva nel momento giusto. E però la differenza la fa veramente la pratica, e quindi anche se non arrivano i risultati che si sperano subito, non fa niente, perché il risultato è già che tu stai praticando per ottenere quel risultato, e quindi un piccolo cambiamento c'è sempre. E questo di solito ci si accorge dopo, quando alla fine, quando si ottiene il cambiamento, ci si guarda indietro e si dice: sì, però ero cambiato già anche prima, non sono cambiato solo adesso. Cioè, maratoneta quando fa la maratona, sì, deve arrivare a un traguardo, però quante cose capisce correndo, quanta Beh, strada certo, il fa, quante viaggio è la persone cosa. vede sul suo cammino. Sicuramente il viaggio è la cosa più importante, però noi dobbiamo andare avanti, e l'unico motivo per cui ci guardiamo indietro ogni tanto è per renderci conto della strada che abbiamo fatto, no? Quindi, e poi chiederci: ma tornerei ad essere come prima, cioè al punto di prima? Se mi rispondo di sì, quindi se ho rimpianti, se ho nostalgie di come ero prima, vuol dire che non ho fatto passi avanti. Nel momento in cui invece io penso, no, no, sto bene qua, cioè non tornerei mai come prima, allora lì ho la prova, che il percorso che ho fatto mi ha fatto evolvere, perché ci dobbiamo ricordare questo, che poi alla fine lo scopo della vita non è mangiare. Non è muoversi, quelli non sono gli scopi, quelli sono i mezzi, gli strumenti Sì. con cui facciamo esperienza, no? Di vita. E la cosa importante nella nostra esperienza di vita, compreso il lavoro che facciamo e le relazioni che abbiamo, la cosa importante è ciò che comprendiamo da queste esperienze. Questa è la ricchezza, è l'unica ricchezza che poi ci porteremo via, anche quando moriremo, il nostro corpo e tutti i nostri averi materiali rimarranno qui, non potremo portarceli via. Ma cosa ci porteremo via? Ciò che avremo compreso, almeno io penso che ci porteremo via, ciò che avremo compreso dalla nostra esperienza. Ti faccio un'altra domanda a proposito della parola detox, che è un'altra parola che si sente Sì. molto con la parola ecologia, e
tanti brand utilizzano anche impropriamente al giorno d'oggi per le loro pubblicità la parola detox, come per esempio un paio d'anni fa vedevo sugli autobus di Milano il gelato detox, la crema per il viso detox, però diciamo non esiste un gelato detox. Magari una crema per il viso detox sa veramente ingredienti naturali, ma che cos'è realmente detox? Cosa vuol dire realmente disintossicare il proprio organismo, visto che tu sei anche un maestro nel condurre ritiri detox? Cioè, un po' di esperienza, certo, però allora, intanto detox vuol dire semplicemente disintossicare. Allora, bisogna considerare che far entrare qualcosa nell'organismo è facile, basta metterlo in bocca o inalarlo e queste sostanze entrano nell'organismo. Farle uscire è molto più difficile, molto più complicato. Ci dobbiamo disintossicare? Sì, perché noi produciamo delle sostanze, delle molecole tossiche endogene, diciamo così, nel nostro corpo, per il normale metabolismo, il normale funzionamento del nostro corpo, e in più riceviamo delle sostanze tossiche che vengono dall'esterno, quindi dall'ambiente, che chiamiamo esogene. Quindi la sommatoria di tutte queste molecole, di queste sostanze che vanno ad accumularsi nei tessuti, in particolare nel tessuto connettivo, ma anche nel tessuto grasso, e vanno quindi a intasare le vie metaboliche, riducendo la vitalità e creando disfunzionalità e quindi malattia, allora è utile, è molto utile, è necessario in certi casi programmare dei periodi di disintossicazione profonda per poter appunto migliorare la situazione. Poi il nostro corpo è come una spugna, assorbe tutto. Noi siamo immersi in un ambiente, dobbiamo pensare che la nostra pelle non è impermeabile, non è che siccome quando ci facciamo la doccia l'acqua non entra dentro la pelle allora pensiamo che non assorba nulla. Noi assorbiamo addirittura i coloranti dei vestiti, cioè le molecole chimiche con cui vengono trattati i filati con cui si fanno le camicie, le magliette, i pantaloni, eccetera, vengono trattati chimicamente, noi assorbiamo le molecole chimiche anche dai vestiti. E quindi sono piccole particelle che nel tempo, negli anni, una vita, si accumulano nel nostro organismo, a meno che noi non facciamo delle pratiche per favorire l'espulsione. Perché poi l'idea che uno ha è che quando uno mangia qualcosa, l'organismo quello che gli serve se lo tiene, il resto lo butta via attraverso le feci e le urine. E invece no, non è così, perché dipende dai livelli di permeabilità intestinale, dipende da quello che mangiamo e da, diciamo, dalle sostanze non naturali, soprattutto le sostanze non naturali, che per cui non è previsto un metabolismo e quindi vengono in qualche modo accantonate dall'organismo stesso, che ragiona in questo modo per evitare danni maggiori. Dice: se io mando in giro questa cosa che non è naturale, chissà mai che non possa procurare dei danni al cervello, al fegato, a qualche altro organo vitale, al cuore, ai polmoni. Allora magari lo deposito, e questa è la soluzione migliore, lo deposito nei tessuti, nel grasso, lo deposito nel tessuto connettivo. E questo però genera a catena un invecchiamento cellulare. Sono radicali liberi fondamentalmente, creano radicali liberi, e allora noi abbiamo bisogno di rigenerarci, di ripulirci ogni tanto, un filtro che va pulito. E come lo facciamo? Ci sono delle pratiche di lunga storia, come il digiuno, il semidigiuno, il digiuno attenuato, ad acqua, a frutta, a succhi, a seconda della stagionalità, a seconda delle condizioni fisiopatologiche del soggetto. Insomma, si possono personalizzare le cose, però il concetto è che dobbiamo fare qualcosa per esperire.
Intanto uno pensa, quando pensa al detox, pensa alla componente esclusivamente alimentare, ma diciamo, nel mio metodo, nel metodo ecologia dell'organismo, dove teniamo conto di tanti fattori, per esempio conosciamo, sappiamo e pratichiamo la funzione detox del movimento fisico, dell'attività fisica, ma la applichiamo in maniera scientifica. E quindi permettiamo attraverso la circolazione di tutta la massa sanguigna di creare quel volano che poi attiva la circolazione linfatica, che poi attiva l'espulsione delle tossine. E tutto questo all'interno di un programma alimentare ridotto, a semidigiuno, a digiuno, abbinato all'utilizzo diciamo della parte idrica, no? Quindi diciamo del bere in quantitativo sufficiente di acqua, e anche abbinato a tecniche di respirazione, perché anche la respirazione c'è una componente detox che è molto ben conosciuta. Quindi bisogna, come dire, mettere insieme tutti gli strumenti. Parliamo di strumenti naturali. Quando noi utilizziamo gli strumenti naturali abbiamo bisogno di più strumenti da mettere insieme per ottenere un risultato che dal mio punto di vista è enormemente superiore a qualsiasi terapia, diciamo, farmacologica. Questo lo vediamo, lo sappiamo, e ne abbiamo anche prove scientifiche attraverso studi che sono pubblicati in letteratura. Quindi, riassumendo, per vivere una vita più sana, naturale e duratura, si spera, però vitale ed energetica, tre cose fondamentalmente: curare l'alimentazione, L'alimentazione, muoversi. curare il movimento fisico consapevole e adattato alle condizioni di ciascuno, Giusto, senza strafare, se non è il caso. e curare la consapevolezza di sé, l'educazione alla calma, all'attenzione, all'ascolto attivo dei segnali del proprio corpo. E quando impariamo a farlo con noi stessi, ci verrà automatico farlo anche con gli altri. Perché solo una persona abituata ad ascoltare se stesso ascolterà veramente un altro, altrimenti se scappa da se stesso scapperà anche nel confronto e nella relazione con l'altro. Quando io dico scappa, intendo dire che mentre l'altro sta parlando, tu stai pensando ad altro perché stai scappando, anche se fisicamente rimani lì, no? Sì. Quindi diciamo ci sono tante implicazioni. Un lavoro su se stessi è un lavoro olistico, è un lavoro che deve comprendere la consapevolezza di corpo, mente e spirito. Ecco, questo è un approccio che oggi possiamo definire rivoluzionario. E io spero che molte persone diciamo, rimangano affascinati da questo approccio, poi indipendentemente dal fatto che seguono il mio metodo o un altro, non importa. Quello che importa è che una persona si renda conto che per poter raggiungere un benessere duraturo e non effimero e illusorio, deve lavorare su più fronti, su più, diciamo, su più aspetti della vita, e soprattutto delle cose che appunto ci coinvolgono, no? Direttamente. Quindi su questo credo che di poter dire che non c'è dubbio, ecco. E quindi mi auguro che tutti voi possiate intraprendere oppure consolidare il vostro cammino rivoluzionario. Bene, grazie Michele, ti ringrazio tantissimo per questa ora insieme. Adesso do tempo, qualche secondo, agli amici a casa se vogliono fare qualche domanda. Abbiamo tempo per due o tre domande, poi le altre scrivetele pure nei commenti e un po' alla volta, se possibile, appunto Michele o io vi risponderemo. E se avete curiosità, ovviamente personali, non è la diretta il momento giusto per fare queste domande più personali, ma se volete poi potete scrivere all'email della segreteria di Michele, che è Punto segreteria.riefoli@gmail.com. Poi ve la scrivo anche nei commenti. Intanto che vi do il tempo per formulare le domande e scriverle,
Vi ricordo anche come potete seguire Michele, chiaramente sui suoi canali social, oppure dal suo sito www.veganic.it o dal sito del Master Veganic, www.masterveganic.com. Cos'è il Master Veganic? Ne abbiamo accennato prima, fa parte della Veganic Academy, è un master di formazione dedicato a medici, dietisti, biologi per imparare il sistema Veganic. E per le persone invece che non sono parte di queste categorie professionali, c'è la possibilità di seguire il videocorso Mangiar Sano Naturale, è tutto online. Se volete informazioni, scrivete alla segreteria, scrivete a me in privato o a lui in privato come credete. Poi è possibile anche seguire e partecipare attivamente di persona a un detox rigenerante Veganic. Speriamo che si possa tenere in estate, come abbiamo fatto l'anno scorso, che siamo riusciti a organizzare dopo il lockdown un bellissimo ritiro veganica in montagna. Purtroppo quest'inverno non siamo riusciti a organizzarlo per ovvi motivi, perché si era impossibilitati dalla situazione attuale. Vi ricordo il libro Rivoluzione integrale in uscita il 16 marzo per Mondadori. Ed è già acquistabile sulle principali piattaforme di vendita di libri online e se no andate in libreria come si faceva una volta e lo prenotate lì, che è anche una cosa molto bella andare, a me piace andare a chiedere i libri in libreria perché poi aspetto che arrivi e mi interfaccio un po' anche con le persone. Allora, bene, allora Luisa dice che l'ha già prenotato, vediamo un po' di commenti. Grande Michele, non vedo domande, non so se non le vedo perché sono sotto. Allora, ancora qualche istante, qua abbiamo tantissimi commenti. No, qua sono tutti saluti, 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 saluti. Beh, è stata una bella ora insieme, Michele, c'è Katia che dice grazie Michele, grazie Melissa. Ok, Antonella mi chiede di rivedere la copertina, eccola qua. Adesso c'è tanta luce, risulta un po' magari non così nitido. Oh, grazie Luisa, mi fai complimento per gli occhi, grazie. Vabbè, siamo ragazze. Grazie Luisa. E trovate la copertina anche qua nell'evento, poi ve la rimetto nei commenti, vi metto il JPEG della copertina così la potete vedere veramente bene. Bene, cosa vogliamo dire? Non ci sono domande, fatele comunque anche più tardi, che poi con calma nei prossimi Possiamo giorni dire vi che risponderemo. ci saranno sicuramente Sì? altri eventi, altre dirette, perché so che ci sono tante, diciamo, associazioni, amici che magari avevano una programmazione di attività Sì. che hanno dovuto interrompere per via della pandemia, che cercano di fare qualche cosa anche loro online per Online, mantenere così, certo. e che quindi mi stanno chiedendo di fare un intervento, Sì. magari una presentazione o comunque un intervento con loro. Quindi sicuramente ci saranno Nuovi nuovi sviluppi. Sì, sviluppi. ma Voi prestissimo. Vi faremo sapere le seguiteci e date sulle pagine Facebook, sulla newsletter. Se volete, mandateci in privato, mandate pure a me la vostra mail che vi inserirò nella newsletter. ecco, già per esempio c'è già un appuntamento su online con Mondadori Di Lecco, di sì. Lecco per il Il 7 il 7 aprile. aprile. Sì, comunque vi terremo Sì, ma adesso informati. non diamo date, No, così vabbè, scriviamo, ma era giusto sì. per dire Faremo sicuramente un'altra, che così, l'ufficio stampa un'altra Mondadori si chiacchierata. sta Si sta attivando, attivando, noi siamo quindi attivi e prossimamente faremo sicuramente un'altra chiacchierata con Michele e bene. quindi seguiteci, seguite Michele e Beh, buona la rivoluzione sigla. a tutti. La sigla, sì, adesso alziamoci e balliamo. Vediamo Vi saluto ragazzi, se non si amici. inceppa Non niente. vediamo l'ora di rivederci e di riabbracciarci, perché questo Sì, Covid ci ha davvero. veramente. Sono una masterizzata anch'io, Si vegani, se vede che non sei si capiva. masterizzata, eh? Si vede.
non si poteva massimizzare il ti viene da dare delle risposte anche a te, È cioè, ti vero, fai le domande e devo ti far dai le vedere al mio risposte. maestro che sono preparata, no, Hai ragazzi? capito, O ti faccio io le domande la prossima volta. Vabbè, allora la prossima puntata, domani, stessa ora, tu fai le domande a me. E però invito anche gli amici della Veganic Family. Ciao, lasciamoli andare. Lasciamo andare, Io ma lo non so. vogliono andare via, secondo me. Beh. Secondo me adesso beviamo tutti una tisana insieme. No, Ciao allora, ragazzi. adesso vi salutiamo veramente. È stato veramente bellissimo avere qua Michele È e stato un un. onore per me essere tuo ospite e soprattutto ospite dei nostri amici Essere entrati nelle vostre case. che speriamo di poterci riabbracciare presto. Grazie. Grazie. Ciao. Rivoluzione integrale.